l'abbazia di Chiaravalle della Colomba, protagonista di questa puntata di Gioielli sotto casa. Siamo in provincia di Piacenza. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Anche oggi la scoperta e la ricerca di quelli che sono i luoghi più belli vicino a casa nostra. Vi aspetto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Con mio grande piacere ho qui a fianco a me padre Silvestro Buttarazzi per andare a scoprire questa abbazia. L'abbiamo già detto prima della sigla, siamo in provincia di Piacenza. Spieghiamo bene ai telespettatori, padre Silvestro, dove siamo. È un'abbazia tra le più importanti in questo contesto della Emilia Romagna, insieme a quella di Chiaravalle di Milano, fondate direttamente da San Bernardo di Chiaravalle, per cui Chiaravalle porta il nome di questo grande propagatore del nostro ordine. È stato anche colui che ha dettato la spiritualità, specialmente sulla Vergine Santissima e su Gesù, uomo tra gli uomini. Si chiama della Colomba. Una leggenda vuole che sia stata una colomba con la pagliuzza nel becco a delimitare lo spazio in cui sarebbe dovuto sorgere questa abbazia, per cui un grande nome ma anche una grande realtà. È una delle espressioni più modello di tutte le abbazie, con la pianta che è stata rispettata in ogni suo particolare. Si distingue per la grandezza degli spazi, ma anche per la ricercatezza degli elementi, specialmente nel chiostro, i capitelli, le arcate e tutto ciò che è lo spazio del monastero in cui ci muoviamo come piccola comunità. Infatti la cosa particolare e spettacolare naturalmente è la chiesa alle nostre spalle, poi però c'è naturalmente anche il monastero che è subito adiacente. Certamente la chiesa del monastero è la parte più importante, in quanto permette di vivere l'atto principale della nostra giornata vivendo secondo la regola di San Benedetto, la preghiera. E anche una chiesa aperta alle anime qui del posto. È una piccola parrocchia, per cui è una realtà monastica e anche vocale. Parliamo un attimo della facciata di questa chiesa che appunto è alle nostre spalle. Sì, la facciata delle nostre chiese o basiliche hanno una fisionomia tutta particolare, è subito riconoscibile. Abitualmente ha un piccolo atrio prima di accedere alla chiesa, probabilmente vedendo da luoghi non troppo preparati, avendo bisogno di ricomporsi prima di poter entrare nella casa di Dio. È un movimento, c'è il timpano in alto, poi man mano discende, e tutto con una semplicità, nello stesso tempo ricchezza di armonia, per cui piace e subito suggerisce
che cosa ci si può attendere all'interno, che è molto semplice ma molto bella. Risponde proprio a quando desiderava, voleva San Bernardo di Chiaravalle che fosse un'espressione spoglia dove il volante poteva raccogliersi in intimità con il Signore, nello stesso tempo avesse anche la sua bellezza, perché San Benedetto, più che parlare di chiesa, parlava dell'oratorio e parlava della casa di Dio. Se lei è d'accordo, andiamo a scoprirla assieme, andiamo proprio all'interno della chiesa, andiamo. Sì. Siamo all'interno della chiesa, come diceva lei poc'anzi, le caratteristiche appena si entrano che spiccano sono appunto la semplicità, però anche l'accuratezza con cui ci sono curati alcuni particolari. Sì, la prima opera che veniva realizzata dai monaci, pensavano prima a Dio e poi a loro, si distingue anche per un certo movimento, essendo a tre navate. Ecco, lo spazio è armonioso, abbiamo un risultato di una buona acustica, un elemento importante, all'epoca non avevano amplificazione. Allo stesso tempo è molto solida, pur in un contesto un po' difficile, essendo tutta terra, non c'è roccia, ma hanno saggiamente creato il tutto con muri spessi per difendersi sia dal caldo che dal freddo, ma anche perché quest'opera sfidasse il tempo, arrivasse fino a noi in maniera intatta. Certamente 900 anni di storia vede delle aggiunte, più che un arricchimento è stato un lasciare traccia dei vari tempi e specialmente l'epoca del 700, dell'800, molto è stato eliminato, rimane ancora qualche elemento che non appartiene alla semplicità originale. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è l'organo, comunque tutto quanto in legno massiccio e lavorato. Sì, è un dei tanti che sono qui in zona, specialmente in questa diocesi, sono stati restaurati in questi ultimi tempi, gli organi sono del 1600-1700, è stato rinnovato nel 1995, alla sua importanza nelle celebrazioni, specialmente nella celebrazione eucaristica, ma spesso si tengono anche piccoli concerti o piccoli gruppi se ne usano per celebrare in modo più solenne il momento che vivono questa casa di Dio. Il cotto naturalmente è grande protagonista in questa chiesa, la cosa che però colpisce sono i due altari laterali e poi quando si arriva nella parte dell'altare principale, che invece sono molto affrescati. Sì, qui alla mia sinistra abbiamo la Madonna delle Grazie, il nostro ambiente monastico ha molta devozione alla Vergine Santissima, grazie a San Bernardo, che è l'innamorato e cantore della Madonna, e hanno pensato di trasferire da un ambiente esterno, sempre appartenente al monastero, in questa metà della chiesa. Mentre alla mia destra abbiamo San Bernardo, una cappella dedicata a questo santo, per dare una certa importanza, hanno aperto una parete, hanno creato questa piccola chiesa, e dove molti sostano per venerare, almeno in questo ambiente molto sentita, la presenza di questo santo dall'inizio, ma la devozione è ancora molto, molto fervida,
perché è una grande festa annuale, richiama tanta gente e questo santo merita davvero tanta sovranità. Dopo l'altro vediamo la zona dell'altare, anche questa molto affrescata, con, se non erro, un altare di scuola, di scuola bresciana. Sì, è qualcosa molto appariscente, forse a differenza. Il contrasto. Sì, a differenza dell'altare iniziale, dovrebbe essere molto più semplice. E si trovava probabilmente nella parte più nascosta dell'abside, e quindi è qualcosa di forse elimina anche la profondità della chiesa stessa, ma comunque il barocco ha fatto il suo tempo, qualcosa era molto invadente, però non dispiace, visto che c'è la possibilità di celebrare anche in un altare spostabile, per cui lo accettiamo. Allora, noi in questo momento vediamo qui per terra dei segni, perché nel momento in cui stiamo registrando e siamo ai primi giorni di giugno, si sta preparando quello che è uno degli eventi, l'evento principale per cui anche questa abbazia è famosa veramente in tutta Italia. Sì, la tradizione tipica cistercense, anche se poi gli altri hanno preso dai cistercensi della solennità del Corpus Domini, preparare una infiorata o tappeto floreale, come si chiama qui in zona, e sembra sia nata dai monaci per onorare questa festa del Corpus Domini, e forse è tutto nato proprio in questa circostanza. Urbano IV, Papa, ha da una monaca Giuliana di Liegi una visione, dalla quale vede che nella luna manca uno spicchio, manca una parte. La monaca riesce a leggere, dopo tanto tempo, per 20 anni, che nella chiesa mancava la solennità di Corpus Domini. Era vivente San Tommaso d'Aquino, per cui questo Urbano IV impegna San Tommaso a preparare i testi liturgici, che si riconoscono meravigliosi, si vede proprio dalla mente di questo profondo conoscitore delle cose di Dio, specialmente dell'Eucaristia. Padre Silvestro, io direi a questo punto di fermarci un attimo, perché per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione. Però Mari, sul discorso dell'infiorata, alla fine della puntata vorrei ritornare, perché volevo un attimo anche ringraziare e ricordare i tanti volontari che ogni anno realizzano, se mi permetto di dire, questo piccolo miracolo. Però è arrivato il momento della nostra prima interruzione, vi aspetto tra pochissimo sempre per continuare la scoperta di questa abbazia in provincia di Piacenza. Tra pochissimo vi aspetto. Parte di Gioielli Sotto Casa, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Oggi siamo in un luogo che veramente ti dà pace per l'atmosfera, per l'aria che si respira e per il luogo dove si trova. Siamo in provincia di Piacenza, all'abbazia di Chiaravalle della Colomba, sempre con padre Silvestro, perché vogliamo parlare adesso di un luogo molto particolare all'interno di questa abbazia. Sì, è un ambiente raccolto. Abitualmente la preghiera, essendo la comunità molto ridotta, si svolge in questa, anche la celebrazione eucaristica è chiamata la sagrestia comunemente,
anticamente dovrebbe essere dove depositavano i libri usati giornalmente, cosiddetto armarium, oppure erano custodite le reliquie molto care all'epoca. È un luogo molto raccolto, per cui per poche persone, ecco, diventa un luogo che facilita la preghiera, l'accoglimento, le varie celebrazioni. Possiamo dire che questa era la stanza del potere? Sì, ma anche un luogo di preghiera, specialmente al mattino. Era una piccola pausa dalla chiesa, si passava in questa sala sia per il martirologio sia per la lettura della Santa Regola, e si chiama sala il capitolo, aula capitolare, da un uso antico, quello di spiegare da parte dell'abate un capitolo della regola di San Benedetto, sala del capitolo, aula capitolare, locale più importante dopo la chiesa del monastero, sia per decisioni da prendere, comprare, vendere, oppure elezioni, nomine, ma anche per l'accettazione dei candidati alla vita monastica, i vari passaggi. L'ammissione avveniva in questa sala, e un livello più basso degli altri ambienti, perché si era in uso anche la cosiddetta confessione in pubblico, e quindi si scendeva penitenti, si risaliva perdonati. È un particolare di queste sale, quindi è un luogo molto vicino alla chiesa, per importanza e per quest'uso. È rettangolare, abitualmente sono quadrate, c'è un certo movimento, e da qui viene anche il famoso detto avere voce in capitolo. Quindi chi aveva questo delitto partecipava all'interno, gli altri invece seguivano dalle trifore, le due trifore, e quindi è un locale davvero importante, molto vissuto nel mondo monastico. Nel passato moltissimi erano i padri che vivevano questa abbazia, adesso com'è la vita? Siete in quattro, mi diceva, e in questa abbazia oggi? Sì, è rimessa in buone condizioni, per cui la manutenzione non è moltissima, si è anche attrezzati con dei macchinari per i pavimenti, per gli spazi più ampi, ma abbiamo anche dei volontari, ci danno una mano almeno una volta, due volte al mese nelle varie circostanze, e non sembra essere pesante portare avanti il tutto, anche per l'amore che si ha per l'ambiente, essendo un ambiente nostro cistercense. Per chiudere questa puntata non si poteva non finire con questo gioiello meraviglioso, che è questo chiostro che ti lascia incantato e ti dà una pace, padre, che solamente un luogo come questo può darti. Sì, è un po' il cuore del monastero, dove ferve la vita monastica, e poi ci sono gli spazi dove ognuno attende al suo lavoro privato. È chiamato chiostro perché coperto permette di passare da un ambiente all'altro, se piove, fa freddo, protetti. Un luogo anche molto ben curato, sia architettonicamente sia anche per il giardino al centro di questo spazio. È così bello che spesso viene chiamato
paradiso claustrale dà un po' l'idea di quello che sarà l'essere con il Signore, come ci insegna San Paolo, saremo sempre con il Signore. È un po' il punto di richiamo giornaliero dove si svolgevano le processioni delle grandi feste. La messa principale era preceduta da una processione, eppure durante la Quaresima venivano recitati, cantati salmi penitenziali. È un luogo della lettura privata, personale, ma anche spesso la lettura comunitaria. Uno leggeva per tutti, specialmente prima di chiudere la giornata, di andare all'ora di compieta, che in cui la giornata comunitaria veniva conclusa e ognuno era libero di andare a riposare dopo il lavoro fervido della giornata. Abbiamo parlato poc'anzi anche nella prima parte dei volontari che sono molto presenti in questa comunità. L'abbiamo ricordato, l'abbiamo detto, uno degli appuntamenti più attesi, di solito all'inizio dell'estate, al giorno del Corpus Domino, questa infiorata meravigliosa dove c'è veramente un lavoro incredibile da parte di tutti i volontari. Sì, basta chiedere, rispondono generosamente, prontamente, lo fanno con amore e questo è indice di un ambiente molto amato. Guai a chi tocca l'abbazia, vuol dire che qualsiasi cosa si deve fare c'è una risposta completa e questo ci fa piacere. Perché rimanere in un ambiente del genere dove gli spazi sono enormi, con questi interventi e tutto può andare avanti con più speranza e con più entusiasmo. Padre, io naturalmente ringrazio lei, ringrazio tutti gli altri componenti di questa comunità, ringrazio tutti quanti voi amici che ci seguite sempre con tanto affetto. Voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica in chiusura di questa puntata, che è gioielli@cremona1.it, se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci delle informazioni oppure per darci dei suggerimenti per le prossime mete dei Gioielli Sotto Casa. L'appuntamento con noi è la prossima puntata, stessa rete, stessa ora, come di consueto, viaggiate assieme a noi. Vai su cremona1.it.